l'atmosfera sulle tribune è quella dei grandi appuntamenti, speriamo di non rimanere delusi. La partita di oggi sembra promettere uno spettacolo niente male, eh? Le squadre sono pronte, l'atmosfera in campo sprizza energia da ogni ciuffo d'erba. Comunque vada, le emozioni sono assicurate. Questo l'11 di partenza del Torino. Si schierano con un 4-4-2 piuttosto conservativo, sacrificano un centrocampista a protezione della retroguardia, una sorta di difensore aggiunto. Meglio non correre rischi, avrà pensato il tecnico, ed è una scelta che ci può stare. Comunque occhio alle due punte là davanti, che possono creare più di qualche grattacapo alla retroguardia avversaria. Ecco come si schierano gli ospiti. Meret tra i pali, una maglia per Mario Rui in difesa con Di Lorenzo dal ruolo di terzino. E in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare reparto da solo. Tutto pronto, si parte. Osimhen, Zielinski, è in buona posizione, il cross in area, palla spazzata via, pallone riconquistato, possibilità, arriva il fischio che ferma il gioco, sarà punizione. Ecco uno dei protagonisti annunciati del match. La sua squadra punta davvero molto su di lui. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Cerca la soluzione aerea. Lettura provvidenziale questa. Linetti. Contrasto pulito, pallone in out. Duván Zapata. Brutto passaggio questo. Osimhen. Osimhen. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. C'è il pressing. Serie prolungata di passaggi per il Torino qui. Ottimo intervento, senza fronzoli. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma.
opta per il tocco corto. Linetti, di nuovo Vlasic, posizione irregolare che non è sfuggita all'assistente e non era facile. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Cross sul secondo palo. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Vediamo cosa decide l'arbitro. Senza problemi qui il portiere su questa girata. Poche le occasioni da rete finora, come sottolinea anche il dato del numero dei tiri. Le difese stanno ovviamente avendo la meglio sugli attacchi in un match che fin qui ben poche emozioni ci ha regalato, Pier. Io spero che le cose cambino, ma anche rapidamente. Osimhen. Ecco Politano. Interviene prima che sia troppo tardi. Ci saranno 2 minuti di recupero. Linetti. Fischia l'arbitro, si esaurisce qui la prima frazione di gioco. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo, prima frazione che si è chiusa sul risultato di parità, gara apertissima. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Osimhen. Matteo Politano. Ecco Politano nuovamente. Muovono bene il pallone. Possono passare in vantaggio. Zielinski. Occhio a Osimhen da lì. Tiro che è stato curato. Grande occasione svanita. Opportunità dalla bandierina per trovarsi in vantaggio. Con il tocco corto di Lorenzo. Possono passare avanti qui. Salva tutto con questo intervento. Sanabria.
controlla Zapata, recupera la palla e fa ripartire i suoi. C'è spazio per la ripartenza. Fuma il contropiede, buono il recupero difensivo. Azione interessante questa, attenzione. Duván Zapata. Il cross in area. Pallone in area, ma nessuno ne approfitta. Fa su il pallone, interrompe l'azione avversaria. Elmas. Ecco Politano. Nuovamente Politano. Possesso palla prolungato. Tiro murato. Palla in rete. Hanno aperto le marcature grazie a questo gol. E ora attendiamo la reazione degli avversari. Dovranno fare i conti anche con la stanchezza che inizierà a farsi sentire. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Sono evidenti le colpe del portiere. Ebbene, non ha coperto bene il proprio palo. La palla si è infilata proprio lì. Passano dunque a condurre in questo finale. Rete pesantissima. 600 secondi da giocare ancora. Un gol da recuperare per la formazione di casa, ma il tempo a disposizione è pochissimo. Dovranno farselo bastare. I tifosi dimostrano di crederci, aumentano il volume. L'energia è pazzesca sulle tribune. Niente da fare, il difensore recupera. Apre profondo per il compagno. Sanabria si getta lì davanti a caccia del pari, manca poco, un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. C'è il triplice fischio, finisce con una sconfitta per la squadra di casa, sconfitta che nulla toglie a una prestazione nel complesso positiva. Certo, avrebbero preferito giocare peggio, ottenere almeno un punto, però io credo che ci siano davvero margini di miglioramento e non è tutto da buttare. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. La sua rete ha portato la squadra in vantaggio, permettendo loro di portare a casa la vittoria. Un gol fondamentale che ha pesato tantissimo sulle sorti del match.